Vi faccio arrivare al Natale più luminosi della stella cometa. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Sul canale. Oggi facciamo insieme il glitter spray. Sì, uno spray che illuminerà tutto ciò su cui lo spruzzerete. Un glitter talmente sottile da passare attraverso lo spruzzino, è uno spruzzino che spruzzerà questo glitter e andrà ad illuminare facendo fissare questa polvere su tutte le superfici che desiderate. Siete curiosi? Spostiamoci di là e andiamola a preparare. Illuminiamo il mondo, gente! Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro glitter spray homemade. Innanzitutto dei recipientini, o meglio ancora, se ce l'avete, una siringa a cui toglierete l'ago, un contenitore spray. Questo qui l'ho comprato dai cinesi in una confezione doppia, ce n'erano due e due costano un euro. Una goccia di alcol. Io qui vedete, da me vedete bottiglione enormi, ma io le uso abitualmente per lavorare. Ovviamente ve ne servirà una barra, due gocce, un pizzico di colla. Anche qui adesso durante la ricetta vi farò vedere quanto poca ne serva. Io qui ho mezzo chilo, ma ne servono veramente anche qui 3-4 gocce. Un pochino del colore acrilico che vorrete riprodurre, se ve lo volete. Io oggi lo riprodurrò oro, quindi ho preso il colore acrilico oro. Qualunque colore acrilico di qualunque marca va bene, anche quelli che vendono alla Lidl dell'acrelando vanno benissimo, e spesso vendono i metallici, tra cui c'è un bellissimo oro ricco, quindi con poco potrete avere dei tubetti di colore acrilico coloratissimi. Io uso questo della Ferrario, ma ripeto, voi potete usare quello che vi pare e ne servirà pochissimo. E un pochino di acqua. L'acqua deve essere, se dovete conservarli, demineralizzata, cioè quella per i ferri da stiro. Questo super bottiglione io lo prendo alla Lidl a 50 centesimi. Questo fa sì che il prodotto non imputridisca col tempo. Se invece dovete creare il colore e utilizzarlo subito, potete anche andare con acqua di rubinetto. E adesso la parte glitterosa del nostro colore. Ci serviranno dei micro glitter pulvirulenti, cioè dei glitter super sottili. Questi qui sono facilissimi da trovare, li trovate dai cinesi o tutti i negozi che hanno articoli per la manicure, perché questi glitter sono quelli per le unghie, per la nail art, e sono bellissimi, hanno una lucentezza speciale rispetto al glitter grezzo e sono super sottili, riescono quindi a passare dal tubicino della confezione spray. Cominciamo subito. Rimuovo l'ago dalla mia siringa, prendo l'acqua e riempio la siringa, svito la mia bottiglietta e riempio la bottiglietta. Ok, la riempio per i suoi 2/3, quindi calcolate gli spazi, 2/3 riempitela di acqua. Adesso metto 2 gocce di alcol. L'alcol funge da tensioattivo e ne butterò 2 gocce. Se entreranno? 1 e 2, perfetto. Di alcol quindi ne serve proprio una lacrimuccia, anzi 2 lacrimucce. Prendiamo la Vinavil. Usiamo sempre la siringa, se ci viene comodo, ciucciamone un po' con la siringa e buttiamone 5, 1, 2, 3, 4 e 5 bei goccioloni dentro. E agitiamo! Non è finita! Adesso prendiamo il nostro acrilico e buttiamone, vi faccio vedere, un pochino, 1/3 di cucchiaino. Guardate, vi faccio vedere la quantità, deve così, deve proprio sporcare l'acqua e basta. Ok, dentro anche tu.
e agitiamo. È giunto il momento di rilucere. Prendiamo il glitter, apriamolo. Per quanta delicatezza potrete avere, vi riempirete comunque di glitter. Ma il bello di preparare queste cose, diciamo che anche questo, è mettiamone un bel po'. Io userò il manico del cucchiaino per agevolare il lavoro e butto dentro. Più ne butterete, quindi colmerete la capienza della bottiglietta, ovviamente più il vostro spray sarà carico di luminosità. Credo che basti. Shaker, per adesso lo vedete tutto così color fanghiglia, ma quando poi si stabilizzerà le componenti si divideranno e ogni volta che dovrete usarlo, mi raccomando, un bello shake. Adesso proviamolo. Prendiamo un cartoncino scuro, magari si vede di più, e che la magia abbia inizio. Fantastico! Na 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 na, è più fantastico di quello che pensavo. Bellissimo. Allora, non vi preoccupate per queste cose, perché la colla adesso asciugandosi diventerà trasparente. La colla è necessaria. Per cosa è necessaria? Perché fa rimanere appiccicato il glitter alla carta. Se usaste soltanto l'acqua, appena l'acqua evapora, tutto il glitter andrebbe via tipo polvere. Invece così rimarrà tutto dov'è. Fate asciugare e basta. Ovviamente la carta deve sopportare l'umidità. Questo è un cartoncino della Lidl, si sta imbarcando leggermente, ma poi basterà ripiegarlo per farlo tornare in asse. Ora vi faccio vedere la luminosità che voi non riuscite a vedere. Guardate. Ora non guardate questa macchia, perché questa si asciugherà e diventerà come questa, per intenderci. Guardate. È più, qui lo dico e qui lo nego, ma è più glitterato di altri fatti industrialmente. Chi mi vuole capire capisca. Vediamo su carta bianca. Questa carta non è grammatissima, ma io vi faccio questo solo per farvi vedere. Wow, ma non si può capire. Ora voi non vedrete niente sul bianco, e infatti sul bianco non si vede niente in videocamera, ma vi assicuro che l'effetto glitter c'è. Vediamo sul marrone come rende. Pronti? Pronti? Partenza via! La mia pompetta vaporizzatrice non è granché, devo dire, questa cinese, però il glitter c'è. Guardate. Facciamo asciugare. Bellissimo, bellissimo. Bene ragazzi, e questo è quanto. Glitter spray homemade in 2 secondi. Come usarlo? Ovviamente potete usarlo così in versione libera, oppure potete usarlo con le mascherine, con gli stencil, oppure coprendo per esempio con dello scotch carta delle porzioni, magari in maniera geometrica, spruzzando questo su tutto il resto e poi rimuovendo lo scotch carta, dare degli effetti di decorazione alla carta. Un modo semplice per avere un glitter spray veramente veramente bello. E se non metterete l'acrilico, passerà soltanto il glitter, quindi più luminoso sarà il vostro glitter, più la pagina sarà brillante. Invece con l'acrilico rilascerà anche delle macchioline di colore. Vi faccio vedere qui, vedete? Delle macchioline di colore che vi aiuteranno nel rendere ancora più lucente la vostra carta. Ora qui è bagnato, penso che si veda, ma qui è già, guardate questa parte, no? È tutta asciutta. Guardate come brilla, è pazzesca. Oppure guardate qua, vi piego il foglio. Pazzesco. E allora, divertitevi col glitter spray, vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Avete visto
che facile e che bello! Andate da Cinesi nei prodotti per manicure, prendete questo micro glitter e utilizzatelo per fare il vostro glitter spray del colore che preferite. Io me lo farò di tutti i colori, non ha nulla da invidiare a quello della Bobanni che mi avete visto usare nel biglietto di autunno, vi linko qua il video in questione dove l'avete visto all'opera. Se volete comprare quello vi lascio nel box informazioni l'indirizzo mail della Bobanni a cui chiedere dove potete trovarlo in Italia, e invece se volete farvelo da soli qualche piccolo escamotage e il gioco è fatto. Vi dico sin d'ora che molto presto ve ne farò creare un altro con degli altri materiali, un pochino più tenace, un pochino più professionale forse, beh, giudicherete voi. Intanto divertitevi a fare questo, questo è più adatto ai ragazzi, ai bambini, è sicuramente innocuo dal punto di vista di sicurezza, se ve lo spruzzate nell'occhio basta sciacquare con accuratezza l'occhio, quindi rimuovere le eventuali glitter e non succede nulla, nell'altro bisognerà stare più attenti, ma non poniamo limiti alla creatività. E per adesso sbizzarritevi con questo glitter spray che vedrete vi farà brillare gli occhi. E allora, se il video vi è piaciuto, spollicciatemi un brillantissimo pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Grazie, questo aiuta Arte per Te a rimanere alta nelle visualizzazioni e a crescere un pochino ogni giorno, e di questo vi sono immensamente grata. Vi abbraccio tutti forte, è cominciata la corsa al Natale, quindi preparatevi e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima volta! Allora, cominciamo questo sorteggio. Prima di cominciare devo dire una cosa, ho fatto un piccolo errore nel sorteggiare, stavo cominciando a sorteggiare uno per uno e non ho selezionato il numero dei commenti che avrei dovuto selezionare, che nel caso di questo video sono 872, quindi con random.org avevo fatto uno di 100 e era uscita una ragazza, Patty Love Makeup, a cui però non posso dare il premio perché avevo escluso dal sorteggio gli altri 700 e passa le altre 700 e passa persone, quindi io mi scuso enormemente con Patty, ma è stato un errore. Monterò quel pezzo di video qui alla fine, perché siccome le avevo subito scritto che aveva vinto e poi ho rimosso il commento, mi sembra veramente brutto non farle capire cosa sia successo, quindi mi scuso, ma io ci tengo tanto alla correttezza dei giveaway e voglio che nulla infisci appunto il rapporto di fiducia che c'è tra di noi, quindi lo metto in chiaro, faccio vedere l'estrazione fatta male e procedo. Ora, i commenti sotto al video sono 872, quindi sono tantissimi. Vado su random.org, io ne prendo uno di 872 che sarà il commento di mezzo. Cosa significa? Faccio uno di 872, i premi sono 5, quindi premierò anche i primi, i due precedenti a quel commento e i due successivi a quel commento, in modo che io non debba contare un'infinità di tempo e che comunque venga casuale la cosa. Quindi uscirà il numero e quindi premiati saranno il numero estratto, i due di prima e i due di dopo. L'ultimo dei due di dopo prenderà le formine per i cioccolatini. Tutto chiaro? Procediamo. Quindi abbiamo detto che i premi totali, abbiamo detto che i commenti totali sono 872, 872, quindi andiamo a cercare il numero 804, quindi i vincitori saranno l'803, l'802 e poi l'805 e l'806 a cui andrà la formina per i cioccolatini a forma di dinosauro. Vado a contarli e ci ritroviamo subito qui. L'804 è Monica Vecerrica. Becerrica, giusto? Ci provo anche io, ma soprattutto aspetto di vedere qualcosa realizzato con quei decori a ghirlande. Non so come chiamarle. Vabbè, ho capito. Monica, intanto complimenti. Insieme a te vincono Roberta Channel, Antonio Langoneyes, Follettina Creation e Stella Show vince le formine a forma di dinosauri. Quindi questi sono i 5 vincitori, l'804, l'803, l'802, poi l'805 e l'806. Complimenti ragazzi, mandatemi i vostri indirizzi perché voi
Siete stati prescelti, tutti gli altri grazie per aver partecipato, non demordete, partecipate ai prossimi giveaway che sempre ci saranno su Arte per Te, grazie per aver partecipato a questo. Un bacio grande, chiedo scusa a Patti per quel disguido sul giveaway all'inizio, ma proprio non avevo immesso la totalità dei concorrenti, quindi non poteva andare bene, perdonami tesoro, sarà la prossima volta. Un bacio grande e ciao a tutti.